Ma è fighissimo! Sì, ma adesso cosa facciamo? Potremmo andare in giro per la città, fare tutte le missioni, guidare l'elicottero! Oppure? Oppure potremmo cazzeggiare e andare in giro a picchiare persone a caso! Mi piace! Poi massacriamoli! No, no, aspetta! È molto più divertente così. Yak, che cazzo stai facendo? Li sto provocando. Figo, vero? Adesso questi due barboni che cosa vogliono? Non lo so, di solito la moneta per il caffè. Tenete, bei barboncini. Andate a prendervi un bel espresso all'italiana, eh? Che cazzo vuoi? Mi sa che preferiscono Starbucks. Ma così non vale! Senti, non smetti di rompere le palle e mi dai una mano! Ok. Cioè, dici a me che non vale e poi li bruci! Lo sai che sono un monello? Ma dai, ma che sfiga! E che servizio sanitario efficiente! Si vede che siamo in un videogioco! Da quando quelli del pronto soccorso sono Gesù Cristo? Non lo so, ma quei due ci ammazzano, scappa! Scusi, vorrei denunciare un'aggressione. Ma cosa ho fatto di male? Bam bam, she wanna flip for the gram. Plus her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold up, pull up. Soon as we done, I'ma roll up. Full lines are better, I pull up. Bam bam, she wanna flip for the gram. Plus her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold up, pull up. Mbappé, rich come Mbappé, I can never let an op stop me. Era una vita che sognavo di farlo. Sì, ma accelera, Daniel, dai, accelera. La cintura? Che la cintura? Se vi in GTA, accelera, no? Cos'è che la cintura? È importante la cintura. Ma che ci beccano, spingi! Ho capito, Jacopo, ci sono i velox, devo andare piano, dai. I velox? Ma quali velox? Accelera! Ci sparano contro. Alzo il finestrino perché sennò ci sparano dentro. Ma che cos'è che alzi il finestrino? Ti muovi! Festa giù, vai, vai, cattivo, ti voglio, cattivo, la guida, cattivo! È rosso, cioè cosa devo fare? È rosso, vuoi prendere una multa? Se prendiamo una multa, mia mamma mi sgota come una pecora sarda! Ma sei deficiente, già t'ho preso! Ah, fregati! Non ci aveva mai pensato nessuno, non è vero, Jacopo? Che gioco di me! Enormemente puoi! Ma sei impazzito? Adesso che li hai uccisi tutti e due, come facciamo? Trucchi? Wow! Ma allora funziona come in Italia. Questo gioco inizia proprio a stufarmi. Sì, i trucchi sono fighi, ma siamo sempre ricercati. I server online sono pieni e la gente continua a massacrarci. Jacopo, io te l'avevo detto. Io volevo finire in Barbie le 12 principesse danzanti. Ah, ci sarebbero state un sacco di belle ragazze. Sì, ma adesso come facciamo a sopravvivere? Non abbiamo neanche soldi. Non lo so, Jacopo, dovremmo rapinare qualcuno, tipo... Quei due anziani lì. Secondo me da rapinare sono molto facili. Giusto.
Ehi, vecchiacci! Fuori il cash o vi stacchiamo il catetere? E allora vi scogliamo il Polydent! Che due picciotti sfigati! E che te lo dico a fare? Andiamo a spaccarci a bozzi! Amunin, Romano! Amunin, Romano! Amunin! Minchia, che mafiosa che sei! Edizione straordinaria per annunciarvi il clamoroso blitz della polizia ai danni di Lorenzo Favvijay. Il noto youtuber è stato arrestato per genocidio, sfruttamento minorile e crimini contro l'umanità. Gli schiavi soprannominati Luke e padre di Luke sono stati liberati grazie all'intervento dell'FBI. Le vittime erano sottoposte al totalitarismo dittatoriale di Lorenzo dal 2013 ed erano costrette a compiacerlo con lo smembramento dei propri organi vitali. L'imputato ha rilasciato un'importante dichiarazione. Ma sei uno stronzo! Volete da me? Oh, non è casa vostra, eh? Oh, dove va? Oh, scusami! Oh, cosa fa? Oh, dai, che sta fottendo gli alimenti, sto qua! Oh, ha avuto un disturbo, dammi una pasta! Oh, Chicchio, sei mica a casa Morandi qui, eh? No, no, la vai a fare da Paolo, la vai a fare! Oh, Bandracca! Giù le mani d'agnello, eh! Dubbi un c***o, qua comando io, adesso fuori da casa mia! Aspetta, 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 aspetta! Il trick! Allora, contro giù, L2, R2, aia! Ah, oh, ma che c***o fai te con questi trucchi? Hai rotto il c***o? Guarda che ti spacco le gambe, eh! Non me ne frega un c***o! Mamma mia! Che cazzo fai? Sei un deficiente! Vieni qui, In pratica lei mi sta dicendo che è stato catapultato nella città di mezzo, poi si è tolto il cuore per liberare quello di una cagna maledetta che non gliel'ha nemmeno data e di conseguenza ha generato Roxas, che sarebbe il suo nessuno. Esatto! Ah, e ho dimenticato di dirle che i miei migliori amici sono Pippo e Paperino. Oh, capisco. Eroina o acidi? Acidi! E da 12 anni mi aiutano a stare meglio. Portatelo in clinica. No, no, no! Appena mi ha saprato Clino sarete tutti nella merda! Hai capito? Vai far incazzare Topolino! Vai far incazzare Topolino! Ricorda, se è buio accendi la luce. Finalmente un attimo per me. Divertiamoci un po'. Accessing. Questo nuovo personaggio sfigato diventerà il mio preferito.
Basta! Ma no, non funziona più! Mi stavo iniziando a divertire! Io no, guarda un po'! Aspetta, ma sei tu che mi controlli? Sì. Oh mio Dio! Grazie, gentilissimo. Danger. Weapons activated. Fa qualcosa, spostami! Non posso, ora hai tu il controllo. Come ora? Oh porca. Cosa? È di livello 32. Esistono i livelli? E io cosa sono? Meno 4. Ah. Scappa, idiota! Aiutami! Schiacciati i tasti a caso! Non preoccuparti, sono il mago delle combo. Ma in questo gioco il trucco delle armi infinite non c'è? Grazie. Banana! Oh! Mitico! Guarda che hai sbagliato il videogioco. Ok, prendi le sue armi e scappa. Ma cosa me ne faccio di queste? Aspetta, non si usa così. Non premere il grilletto! Mi scusi! Vabbè, tanto un videogioco. Giusto! Beh, che succede? Ma che stai andando alla grande? Non lo so, mi sento triste. Io posso andare? Ah sì, scusa. Non so, è che la gente mi sembra strana. Io sono un bravo ragazzo, non ho mai fatto del male a nessuno prima d'ora. È un videogioco, è così che funziona. E chi l'ha detto? Scusi, ha dimenticato questa! Scusi! Danger. Ok, è finita. Mi stai già dando per spacciato? Non è che non credo in te. È solo che... sì, non credo in te. Ok. Mission failure. Ci penso io. Lo so, tu sei un piccolo cucciolo di koala indifeso. Magari ti prendevano in giro all'asilo. Dicevano che avevi brutti tatuaggi. Dubito che avesse già quei tatuaggi all'asilo. System malfunction. Tu sei un bravo ragazzo. Lo so. (Ride)
Mission complete. Un bravo ragazzo! Un amore! Ed è pure buono! Bravo! Tu no! Ok. Basta videogiochi per un po'. Giocatore mobile. Amore, giochi un po' con me. Tu me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para... Manco per il cazzo. Fai cagare a FIFA, piuttosto gioco con tuo padre. Eh beh, tutto un altro livello. La principiante. Allora nonna, con questo tasto tiri i pugni, con questo i calci e invece con questa levettina ti muovi, Ma non schiacciare tasti a caso! Ho vinto! Sì, ma perché ti stavo spiegando? Ora riavviamo la partita e tra poco ti spiego anche le combo, perché le combo sono... Ho vinto! La solita fortuna del principiante. Scusami, adesso riavviamo la partita e iniziamo veramente, sei pronta? Ma non è possibile! Cioè, sono 3 mesi che mi alleno! Questa è la prima volta che vedo una PlayStation e già vince! Grazie, nonna, grazie! Ma... Oh, il nabo se n'è andato! Adesso giochiamo seriamente! Gli sportivi! Dai, passaggio filtrante! Sì, col triangolo! No, non con il quadrato! Non con il quadrato! Al massimo usa L1 più triangolo! E cambialo quello che è un overall bassissimo! Guarda che è una partita vera. Ah, una partita vera? Minchia, allora siete proprio scarsi! Oh, ragno, dove? Ti rompo il culo! No, aspettate! Via via partita! Le frasi fatte. Ma non sei grande per i videogame? Ma ogni tanto esci? Che nerd che sei! Ti alzi per pisciare o è il pannolone? Vedi? Puoi mettere in pausa? Attenta la signorina. Ma non ti rovini gli occhi? A giocare ai videogame si diventa violenti! Ma non puoi trovarti un passatempo più intelligente? Quanto hai speso per tutta sta roba? Ah, ai miei tempi ci divertivamo con poco. Ma paghi tu, pagano i tuoi. Ah, meglio stare al parco con gli amici. Ma non è ora di trovarsi un lavoro vero? Se facessi così mia madre impazzirebbe. Sono uno streamer, questo è il mio conto in banca. Ah, e se voglio mi compro pure tua madre. Ti pago pure l'IVA. Il paziente. Amore, ma devi proprio giocare tutte le sere? Amore, lo so che può sembrare una cosa stupida, ma giocare ai videogiochi mi rilassa, mi allevia tutte le tensioni, non mi fa pensare ai problemi della vita. Guarda, è come una sorta di meditazione. Just in bound. E no! Ma che cazzo? Ma che c***o fai? Io distruggo il televisore di me! E un'altra TV è andata. La quinta questa settimana. Le amicizie rotte. Jay, volevo solo dirti grazie. Sei un vero amico. Dan, tu sei un vero amico. Mi sei sempre stato vicino. No, sei tu il migliore. Ah, sei tu il migliore. Ah, vieni qui. Ah, dimenticavo. Oh. Ma hai visto che figata che è Pokémon Spada? Cioè, spettacolare, altro che quella cagata pixelosa di Pokémon Rosso. Te lo ricordi quel gioco di me? Che cazzo di Pokémon è, Scorbunny? Charmander è sopravvalutato! Io ti ammazzo! Lo streamer. Bene ragazzi, questa entusiasmante diretta termina qui. Grazie a tutti per avermi seguito. Vi ricordo che potete sostenermi abbonandovi al canale. Grazie di cuore a tutti e... Due? Ma perché solo due spettatori? E una dei due sono io, tua madre.
Vai a dormire e smettila con ste minchiate! Ma perché la gente fa migliaia di spettatori in live e io no? Tipo questa qui, 10.000 spettatori simultanei. Aspetta, vediamo. Vi ricordo che ogni due sub faccio uno squat ammiccando in camera e mostro parzialmente i miei bei piedini. Dai, ma che tristezza! Uno si sbatte 10 ore in live e poi arriva sta c***a in vasca che mi umilia così! Però bei piedi, complimenti. Quasi quasi mi abbono. Bella, bella luce. Oh. Gli amici. Sono due giorni che sei chiuso qui dentro, non hai degli amici con cui uscire? Ma mamma, i miei amici sono tutti qui, salutate! Samane con mia mamma. La madre. Mamma, ti presento Abdul, Cheng, Roger e Pistolero 94, Borislav e Egon. Ehi, non permetterti di fare certi commenti su mia madre, hai capito? No! Il linguaggio. Non vedi l'enorme bug che c'è? Andiamo avanti a grindare, ma non porta a niente tutto ciò. Ehi, stai laggando? Non voglio accendere un frame, ma non esiste una patch per la nostra relazione. Siamo all'endgame. Cosa? Ti sto lasciando, è finita, addio! Ah, se potessi restituirmi l'anello che ti ho craftato, mi faresti un enorme grazie. Conosco solo un modo per conquistare una super fregna. 1. Like tattico a tutte su Instagram. 2. Milioni di cuori e balletti stupidi su TikTok. E infine 3. Le armi pesanti. 24 ore di swipe a destra su Tinder. E alla fine arriva lei. Una dea. Un miraggio. Ti ammazzo! Una gamer. Mi ha dato appuntamento su Minecraft e io non ci ho mai giocato. Ma dato che me la voglio fare di brutto, ho comprato pure l'espansione. Andiamo a craftarci sta tipa. Ah. Ma è tutto a cubetti. Guarda che con l'ultima espansione puoi mettere il 4K. Tu parli? Perché tu no? Ma come? Non sai che ora gli Avatar parlano? Giusto! Come fai a non saperlo? Che faccia da cubo! Certo che lo so, è che non conosco bene questa espansione. Che dici se ci organizziamo per la notte? Sì! È fatta! Mi ha dato appuntamento per la notte! Idiota! Intendeva che devi costruirti un rifugio. Ma prima attiva la modalità 4K, così vedrai come sono realmente. La Madonna, che cesso! Ora ho capito perché ti censurano con i pixel. Lamentati con gli sviluppatori. Senti, se vogliamo sopravvivere almeno una notte qui, ci serve del legno, craftarci un piccone così poi ci procuriamo il carbone. Certo. Poi il ferro, una fornace così iniziamo a farci una spada in grazia di Dio. Ah, ci serve anche una pecora per il letto. Ovviamente. Io vado in esplorazione, tu pensa al resto. Ehi? Ci sei? Non ho capito un cazzo. È facile, io posso creare oggetti utilizzando i materiali che trovo nel gioco. E come fai? Con le mani. Proviamo. Aia. Pensava di essere McGregor, invece fa Chinetti. Aia, che male! Senti, io non mi arrendo. Quella fregna vuole che io mi spacchi le mani e io me le spacco per lei. Ma le mani sono le mie! No, no, mai più così! Dai, resisti! E ciò che non uccide fortifica! Come filosofo fai cagare! Mi hai rovinato la manicure! Lamentati con gli sviluppatori! Senti, costruiamoci un'ascia così almeno... Attento! C'è un pervertito infuocato che viene verso di te! Non è un pervertito! È uno zombie! Cosa facciamo? Scappiamo! Ma no, scappa a me! Scappami! Ehi, ehi, presto! Giusto, scusa!
Urca, che fame! Droppami un po' di carne. Drop che? Fammi ammazzare il porcello! Ma che ammazzare, oh? Io sono vegano! E quindi cosa mangio? Un'insalatina? E dove la trovo? Boh, vai alla Lidl. Ma non c'è qua la Lidl! Ordiniamo Just Eat? Non ho soldi, offri tu? Che palle! Grande! Sta arrivando la notte! Ma quanto ci ha messo il rider ad arrivare? No, è che qui le giornate durano poco. Dovremmo davvero metterci a riparo prima che arrivino i mostri. Ah! Un altro zombie! Ah! Ah! Io volevo solo una fetta di pizza. Scusami. Non volevo ucciderti. Tranquillo, tanto sono abituato. Banchi da lavoro! A me sembra un cestino dell'immondizia. Oh, ora un elmo! Dio mio, se siamo poveri. Mi servirebbe anche un piccone. Provo a buttarci dentro legnetti e pietre e vediamo cosa succede. Bravo! Stai iniziando a capire come funziona. Forse hai qualche possibilità con la gamer super gnocca. Oh, sei pazzo? Verde e la maglia non vanno nell'indifferenziato. No, continuo a non capirci un cazzo di sto gioco. Agente, presto! Ma questo non era morto 2 minuti fa? Sarà 1.000 euro di multa, ne? Offri sempre tu? Ma non ci penso neanche! Prendi questo. Ciao! Ma non eri vegano? Sì, io sono vegano, ma questi sono stronzi e io ne ho le palle piene, ok? Sono il re di Minecraft. Hai da offrirmi rifugio? Purtroppo ho un solo letto. Dovremmo stare molto vicini. E andiamo! Si chiude! Cioè, ho fatto fuori mezza Minecraft e mo ciulano solo gli avatar. Ti va se ci vediamo in cam? Ciao, che bello vederti. Accendi la luce, dai. Ciao, bello. Oh! Spegni! Spegni, per l'amor di Dio! Che cosa ti aspettavi? Oh? Questa è la vita vera! Ma che vita di me! I Pantellas. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!